Ciao, eccomi nel terzo appartamento smart working space. Nel primo mi hanno, a un certo punto il tipo mi chiama, fa: guarda che stasera ho un arrivo, lo devi liberare. E il nostro accordo era quello, io lo prendo, se c'ha turisti mollo e vado via. Qui a Sofia, sono in Bulgaria io, in realtà turisti non ce n'è. Non mi ha detto chi fosse, secondo me era tipo una specie di quarantena o qualcosa del genere. Prendo, corro all'appartamento che è vicino a casa, tolgo le mie cose e le porto a casa. E lunedì dopo mi sposto in un altro, ci sto più o meno una settimana. E la sera, mi pare giovedì sera, mi dice: guarda, è entrata della gente. Ah, lo potevi dire anche prima. E il giorno dopo sono andato a prendermi la roba, ho trovato una coppia, uno con la mascherina e l'altro stava fumando la sigaretta, per cui comunque il virus lo stava uccidendo in un altro modo, e ho liberato l'appartamento, ho preso tutta la mia roba, tra l'altro avevo usato la mia moka e poi me l'ha anche lavata al momento, non vedevo l'ora di uscire, da star lì a vedere lei che mi lavava la moka, e ho lasciato la roba 3 giorni giù in cantina, diciamo, e adesso niente, mi sono spostato in questo, che è il più bello, tra l'altro, di tutti. Purtroppo, no, poi ve lo faccio vedere. Comunque, a me cosa interessa? Anzi, ve lo faccio vedere subito. Questa è una stanza da letto che dà sulla Vitoscia, che la Vitoscia è la strada principale di Sofia. Bellissima giornata, bellissima vista, insomma, lei sulla strada principale. Quindi, una camera da letto che a me interessa più o meno zero. Una seconda camera da letto che a me interessa più o meno zero, molto simile, sempre con la vista qua, chiaramente avete la luce contro, ma così vedete giù, ok, vediamo se si vede. Vabbè, insomma, questa è la luce è molto importante quando lavori, ok? Purtroppo l'unico tavolo per lavorare è questo, non so se lo faccio vedere, e l'hanno incastrato, ok? Per cui per me è un po' un problema, insomma, ci passerò parecchie ore. E sarò in un ambiente non molto luminoso. Potrò aprire questa porta che mi dà la luce necessaria. Oggi è una bella giornata di sole, altrimenti mi becco un po' di buio. Quindi magari vedrete messaggi un po' più tristi del solito. Lo rimetto giù questo. Quindi cosa faccio? Prendo la mia roba perché io mangio qua, non torno a casa. C'è anche il fatto che se torni a casa, magari è stato fuori, adesso mia moglie è un po' in panico e giustamente mi devo fare la doccia. E considerate anche questo quando vi organizzate, perché chi vi affitterà questi appartamenti potrà avere queste, diciamo, attenzioni o fisiche mentali a seconda del vostro punto di vista. Quindi metto via il sugo pronto, non è che cucino, scaldo la roba, però la uso la cucina. Ho già spruzzato tutto, anche se da qui da più di qualche giorno non viene nessuno, ho spruzzato tutte le maniglie giusto per sicurezza, ok? Quindi considerate anche questo quando offrite un appartamento, di garantire che sia stato disinfestato, o dare, forse è meglio, o tutti e due, secondo me, dare anche degli spray o dei metodi per disinfestare almeno le maniglie, le cose che si toccano, perché così uno è più tranquillo. Io adesso l'ho fatto, sapevo che qui non c'era nessuno da giorni, nonostante non sei mai tranquillo, ci ho messo 3 minuti e ho disinfestato le maniglie e le cose che tocco. E niente, la mia moka, quindi vabbè, cose che magari ci sono in appartamenti in Italia, i miei cavi, la mia tazza, il latte che sarà andato anche a male, perché è stato 3 giorni in cantina, poi vedremo. E vabbè, sto andando un po' in dettagli assurdi, caricabatterie, cavi, eccetera. Quindi poi sistemo tutto. Questo era per farvi vedere un po' qual è l'esperienza e le necessità di chi viene a lavorare in un appartamento smart working space, come l'abbiamo battezzato. E oggi vi sto per dare un'altra chicca, quasi un'altra industria, ok? Potrei tenermela per me, potrei farci la startup, potrei fare le cose. Mi piace condividere, anche perché ho molte più idee di quanto tempo e quindi insomma ve la dico, poi ognuno fa quello che vuole. Smart working, sbagliato. Co-working apartment, appartamento in co-working. Cosa vuol dire? A un certo punto ci saranno persone che lavorano in aziende, che gli dicono: guarda, metà di voi stanno
a casa, continuate a lavorare da casa, perché abbiamo bisogno di spazi, perché non possiamo rimettere tutti in ufficio attaccati, per mille motivi. Oppure alcuni diranno, ma perché io devo tornare, è un po' più di luce qua, perché devo tornare in ufficio che sto così bene a casa, comunque voglio andare in giro per il mondo, cioè non importa. Allora, più tanta gente, tanti colleghi si troveranno a dire, ma perché non prendiamo una casa noi tre, noi quattro, la affittiamo e ci lavoriamo da lì? Che è un po' il co-working, ma non è il co-working generale, dove vai come singolo o vai come azienda e ti prendi l'ufficio, prendi un appartamento, così ci puoi anche cucinare, ci puoi bere il caffè, ci puoi guardare la televisione, ti puoi buttare giù un'oretta, cosa che nei co-working, sì, più o meno con queste amache sparse in giro si fa, ma è un prodotto diverso, ok? Tra l'altro puoi lasciare il tuo computer, dati sensibili tranquillamente, perché sei in un ambiente privato. Quindi vedo, prevedo e non provvedo per il momento, anche se lo andremo ad aggiungere in Smart Working Spaces, una domanda e una conseguente offerta di appartamenti per co-working. Okay? Io la butto lì, è un'idea, ne sono convinto al 100%, entreranno aziende, verranno fuori startup, lo farà Airbnb, come Airbnb farà il Day Use, quindi lo Smart Working Space in Day Use, eccetera. Ve la condivido, parliamone, vediamo un po' come realizzarla. È un altro di quei possibili, diciamo, strategie per ripartire prima e in maniera diversa. Ovviamente c'è tutto l'aspetto fiscale e legale che andrà, secondo me, affrontato in maniera collettiva e andando a chiedere alle istituzioni di aggiornare le leggi, perché abbiamo bisogno di questo tipo di spazi. Poi anche lì sono molto negativo di solito, invece per esempio a Roma hanno già fatto un'apertura sui transitori per vari motivi nei quali forse si può incastrare anche lo smart working space e si muoveranno anche altre cose. Ecco, volevo solo dirvi questo, finiamo il giro dell'appartamento giusto per così dare un po' di reality TV. Il bagno è molto bello, adesso magari qua non si vede niente, una bella entrata e vabbè, basta dai. Ok, allora, è una realtà, lo Smart Working Spaces diventerà una realtà nelle sue varie declinazioni. Per i singoli o per i property manager credo che sia il caso di cominciare ad aggiornarli. Magari poi vi spiegherò meglio cosa serve, però vedete, a me servirebbe una sedia un po' più comoda di questa, mi servirebbe più luce e la presa qui bene o male l'ho trovata, internet il più veloce possibile, le solite cose. Vai, volevo condividere questo, parliamone e vediamo cosa riusciamo a tirarne fuori. Ciao.